Ciao ragazzi, io sono Antold e bentornati in una Ranked Con. Quest'anno ho detto che non l'avrei fatta e invece mi ci sono ritrovato. E vabbè, Freya solo contro Loki. Perché ho detto prendetemi Chuck, Freya. Giustamente Freya e Chuck sono due god molto simili, che funzionano più o meno allo stesso modo e che hanno un nome piuttosto simile. A quanto pare per alcuni la F è uguale alla C. Ma tralasciando questo, proviamo a vincere sta cazzo di Ranked, raga. Io Freya non la uso dalla Season 1 ed è un gran problema. È davvero un gran problema perché non ho la fottuta idea di come giocarla adesso. Quindi io la sto giocando più o meno come si gioca a DC. Sei, sette, otto, nove e via. Ok, non stanno invadendo, quindi mi avvicino e attacco tranquillamente attacchi base. Utilizziamo l'irradiate per pulire. Finito l'effetto, via da attacchi base molto tranquillamente. Ce la si fa un... Forse entro un po' dopo in lane. Ok. Ops! Non cleani! Ops! Ok, ecco perché Loki counter, cioè perché Freya countera Loki. Semplicemente non gli permette di grindare. Certo, se io magari non fossi così cretino, riuscirei anche a non fargli esplodere il decoy. La cosa bellina è che io recupero molti HP perché ho la mia bella passiva, che praticamente è un lifesteal continuo. Tanto noi si continua a pulire, si gioca molto safe, che tanto. E, allora, io adesso sono morto, non so se è apparso sullo schermo, ma a me è arrivato un pop-up enorme che mi si è messo davanti. Ringraziamo Firefox e Windows 10 per tutto ciò. Grazie! E vabbè. In ogni caso, vabbè, cioè, non è un problema. Lui ha soltanto fatto il livello 5, io no. Ok. Ok. An enemy has been slain. Nice job. Nice job. Attack. Sì, ho un pochino di problemi, si nota. Semplicemente perché Freya non la gioco mai, raga, lo devo ammettere. Freya è OP, ma io non sono in grado di giocarla. Poi io mi dimentico. Cancel that. Enemy missing. Okay. Gate middle light. I'm returning missing left. Ok. Vabbè. Facciamo la pozza per curarci un pochino. Facciamoci tutta la wave. Con calma. Mi sa che Loki ha proprio ricollato, raga. Ah, eccolo. Fatti. Certamente, se magari riuscissi. Se magari riuscissi. Ops. A recuperare un po' di mana. Non mi dispiacerebbe.
Lo sto continuando a poccare a caso. Te lo chiamo tipo 20 anni fa. Take this jump. I'll attack the front. Be right back. Okay. On my way. Falling back. Non posso aiutarlo perché sono completamente out of mana. Io non so se. Se lo capisce. Yes. Enemy missing middle. Enemy missing right. Your left tower. Defend left legs. I'm building stacks. Mi dice le defend left lane, ma hai lasciato senza il buff per 50 minuti, Dio santo. Vabbè, Untold, devi rimanere calmo perché sennò inizia a flammare. Ok. You nearly got me. Enemy missing right. Ok, ora posso regolare anch'io. E nonostante molti dicono vai subito di Fatalis, no. Ho bisogno di movement e power, assolutamente, perché non cleano. Quindi rusho subito gli stivali. Subito dopo finirò le Fatalis. E credo, anche se non si fa, perché non si fa, però io sono stronzo quindi lo faccio, vado col Book of Tooth. Così cleano la cazzo di wave. Mi... comunque faccio danni. Vabbè. Ah, tralasciando il banish che forse me lo potevo risparmiare, però l'avevo fatto in modo che comunque scendesse, insomma. Cioè la grotta è andata anche abbastanza bene. E i miei compagni di team non sono spermini, quindi. Quindi raga, io sono sorpreso di questa cosa. Mi sarei aspettato un branco di incompetenti come mi è capitato nelle ultime 3 settimane. Tutta il lifesteal! Viva il lifesteal! Lifesteal è tipo la nuova droga. Io non ho idea di dove sia Loki, eccolo. Vabbè, Loki ha sprecato l'ultimate. Ok, allora Freya solo la posso usare. Ho capito che Freya solo la so giocare più o meno, raga. Ok, dai ragazzi. Dai, forse questa si vince, raga, con God che non so giocare, evviva. La cosa bella è che questi giorni, o meglio oggi, mi sono arrivate tantissime richieste per vedere dei God in lane, nella solo lane, tipo Ferrir, Hell o simili. Nessuno, e dico assolutamente nessuno, mi aveva chiesto Freya. Eppure sto giocando Freya. Ora sì. Vai. Retreat right lane.
Ok, vediamo che si inventa Loki. Ok, mi dice prendere il buff. Io le dico wait perché voglio questo. Perché giustamente voglio iniziare il Book of Truth, voglio iniziare a far danno. Ah, Kali in questo caso è un pick strano, perché Kali è un ottimo god, però in early è tipo cioè non so neanche come dirlo. In early io non lo utilizzerei mai, cioè non mi piace. Ah, Loki se n'è andato nel mentre, Loki ha preso e se n'è andato. Quindi vabbè raga, queste cose accadono. Nel frattempo, se potete vedere in privato, ehi Untold, dopo ti va una partita normale? Ma sì, dai, dopo aver registrato, dopo aver fatto la ranked, mi sta anche bene una partita normale, dai. Quindi rispondiamogli un bel ok, e con questa persona ci vediamo dopo. Che io, ora, senza offesa, non mi ricordo neanche chi sei. Infatti dopo spero di vederti su TS, o comunque spero che per giocare utilizziamo TS, così almeno mi dici chi Cristo sei. In ogni caso, un saluto. Vabbè, io l'avevo tipo colpita con tutti i minion. Con tutti i minion, con tutte. Cioè, io l'avevo tipo colpito con tutte le skill, ragazzi. Ma tutte le volte nel range non ha preso danni. Quindi, boh. Cioè, eppure dovrei fare 150 per Blast. E lei era nel cerchio. Dopo mi riguardo la partita perché mi sembra strano. Allora, a chiunque mi stia per dire, o comunque chiunque voglia dire il video, Untold, ma non si prendono gli stack su Freya. Lo so, ma al massimo il Warlock, alcuni dicono. Invece voglio il Book of Truth per aumentare il mio potere magico, perché comunque lo aumenta davvero di tanto. E dopo prenderò il Demonic Grip. Molti diranno, ma prima prendi il Demonic Grip, faccio il cazzo che voglio. Ok, non è un god che tendo ad utilizzare, non credo di utilizzarlo ancora, quindi lo sto utilizzando soltanto per questa partita, perché è stato un caso che l'ho dovuta giocare, e quindi ho deciso, facciamoci un video anche se andrà di merda, perché tanto non ne farò mai su Freya. Quindi andiamo. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Ma io pure chiamo il missing left. Non c'è il left. Vai, vai proprio tranquillo. An enemy has been slain. Nice job. Tanto andiamoci a prendere la left tower. Strano che non hanno ancora surrendato. Che perché, raga, io fossi loro surrenderei, perché abbiamo ben 3, e dico 3 god late game. Quindi io mi chiedo, che Cristo stanno facendo? Cioè, perché non surrendano? Va bene, va bene. Torre presa. Vabbè. No. Kumba, chi se ne frega, è Kumba, piate la torre. Chi se ne frega di Kumba. Keep an eye on that guy. Be careful. Beware of the shifting sands. Unstoppable. Nice job.
Shut down for what? Did you know that dying Apollo è crashato? Empower my blade. Apollo è morto. Va bene, evviva! Evviva! No, è tornato. Siamo tutti morti per colpa tua, ma... Hey, welcome back, son of a bitch! Qualche volta, durante qualche partita, dovrei organizzare il fuck time. Ma arrivato in casual e rispondo alle domande. Perché ogni tanto me ne fanno e io... E sai, è carino farci un video, giusto per prendere qualche visuale a cazzo. Vabbè. Voi chiedete, perché Untol prendi il buff adesso anche se è il Book of Tooth? Semplicemente perché mi dà 10% di cooldown, raga. Ben 10%. Che... Maria... Conti fatti, non serve una sega. Ma vabbè. Ora facciamo l'esperimento. Vediamo un po'. No. Funziona. Ora ha funzionato. Prima no, ragazzi. Vabbè. Cioè, va bene. Che dire, va bene. Quindi prima mi sei costato una kill a merda. Ti mette il cazzo. Somebody that's not you killed a guy. Adesso farmiamo con tutta calma. Tanto prendo tanto di quell'attack power. Anzi, quel magical power. Che non finisce più. Retreat! Retreat! On my way! A teammate did a thing. Be careful left. Tipo scartavetrato la vita. Be right, careful. Non c'ho penetration, non c'ho niente con sta build. Tanto io farmo, non è c'ho altro da fa, farmo. Il trucco è farmare. Tanto son Freya, late game levo tipo 400 fissi con colpo base. Quanto mi costa il Demonic Grip? Io me lo scordo, 2280. Quindi sì, facciamola col Fury. Io recollo, prendo il Demonic Grip e chiudiamo il game. Direi di fare una cosa così, che ne dite? Mi dispiace che il mio avversario è andato. È andato. Che principalmente è andato. Oh, adesso ho tanto attack adesso ho tanto attack power. Perché ho 263, che non è poco. Ho penetration, ho mobility. Quindi adesso direi una bella Rod of Tauti, non me la leva nessuno. E infine un Pythagorean Pieces. Con una build del genere io dovrei raggiungere circa i 500 di power. Che non è affatto male. Ok. Adesso prendiamo la Phoenix senza alcun problema. Re signore, mi allontano pure per far tankare a Kali, perché giustamente io mi preoccupo per lei. Aiutiamo Left un attimo. Nel frattempo continuano ad arrivare notifiche in continuazione. Io sbaglio a registrare e lasciare le cose attaccate. Ovvero lascio Facebook attaccato. Spesso c'è c'è sta proprio WhatsApp, WhatsApp web. Insomma, si sente rumori. Anche abbastanza molesti a volte. Kali ha deciso di diventare Gesù. E non perché tenta cose impossibili, semplicemente perché tra 40 secondi resurrecta. E attendiamo.
tanto. Qua se continua. C'è un bel be-right back. Che ne dite? Ma sì, facciamo sto be-right back. E iniziamo la nostra Rod of Tauding. Cominciamo a prendere anche le beats perché non sono abbastanza. Abbiamo qualche word, tanto per far vedere che le abbiamo e continuiamo. Tanto, non so se potete vedere, si vedono le chiappotte di Freya mentre cammina, no? Un effetto simile, a parte Afrodite, che Afrodite c'ha più cose scoperte che coperte, ce l'ha Elle con la skin spicy e qualcosa. Quella rossa e azzurrina, che è spettacolare, secondo me è tipo uno dei migliori recolor mai fatti. Ci hanno messo tipo 2 anni a farlo, però l'hanno fatto. Ed è un effetto davvero spettacolare. Io direi di attaccare il Fire Giant a sto punto. Ok, hanno ascoltato il mio call, okay. Perché probabilmente, cioè, abbiamo una fenice su. E io inizio a guardare un pochino ovunque. C'è un reskill in cooldown, raga, non potevo far niente. Fanculo. Ok, abbiamo vinto, raga. Ah, potete insultarmi perché io Freya non la so giocare. E comunque, più o meno dovrebbe essere così che si gioca, o meglio, più o meno così che si countera Loki attraverso Freya. Ora vediamo quanti punti mi ha dato, anche se questo video mi sta dando 4 TP a partita e me ne leva 18 quando perdo, quindi... Boh, vabbè, cioè, ho avuto problemi con l'account pure. Ma vediamo quanti TP mi dà. Sorry for DC. Ecco, me ne dà 9, sto a 14. Ok, report Loki for Rage Quit. Ah. Vabbè, mi dispiace, cioè l'ho fatto rage quittare. Mi dispiace. Però vabbè, allora living the game, in questo caso sì, perché ci sta. Io quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Io sono Anton, ricordate di iscrivetevi, passate su Smite Italia sia alla pagina sia al gruppo. E ci vediamo anche sul TS di Smite Italia perché ho iniziato ad amministrarlo io. E quindi, raga, ci vediamo lì. Alla prossima, ciao!